Paolo Gheri è un pittore fiorentino che ha lavorato in tanti mezzi e particolarmente nell'acquerello e ha portato quindi una selezione delle sue opere a Oxford e ha montato quindi questa mostra che rimarrà per un paio di settimane in uno dei collegi dell'Università di Oxford. Il suo stile, come vedremo, è estremamente delicato. È stato definito da un esperto di Oxford come uno stile non proprio italiano, uno stile che sembra più inglese quasi che non italiano, in quanto non ci sono stereotipi nei suoi quadri, ma uno studio molto delicato dei colori, delle forme soprattutto del paesaggio che gli è familiare. Paolo abita vicino a molti di questi paesaggi che vedremo nei quadri e quindi li conosce perfettamente. E alle volte appunto li preferisce dipingerli dal vero e qualche altra volta per motivi tecnici anche di lavorare in studio. Quindi faremo alcune domande a Paolo riguardanti il suo lavoro e il motivo perché ha deciso di portare queste opere a Oxford. Paolo, come ti è venuta l'idea di fare una mostra solo di acquerelli di paesaggio toscano e di portarla poi a Oxford? Soprattutto perché questa non è la prima mostra che faccio in Inghilterra, ne avevo già fatte altre tre in altre zone a Guildford, però mi sono accorto da anni che in Inghilterra c'è un'altra sensibilità verso l'acquerello, cosa che non c'è in Italia. Quindi, avendo trovato un pubblico più sensibile all'acquerello e che quindi in grado di apprezzare di più il mio lavoro, l'Inghilterra è stato per me quasi una meta obbligata. Questa poi di Oxford è stata un'occasione, secondo me, fortunatissima, grazie al fatto che c'è stata una serie di persone che se ne sono interessati, a cominciare da te e da Valentina. E quindi io mi sono sentito molto onorato di fare una mostra in una sede così prestigiosa. Sicuro che il mio lavoro sarebbe stato apprezzato meglio in Italia e ne ho avuto la prova ieri sera dal pubblico che ha visitato la mostra, dalle osservazioni, le domande che sono state fatte, e quindi diciamo fondamentalmente la ragione è questa. È come, diciamo, con l'acquerello mi trovo a casa mia, diciamo così. Letteralmente anche perché Letteralmente, appunto abbiamo sì. detto che Certo. i luoghi sono molto Sì, molto familiari. Che certo. cosa ti attira maggiormente nel paesaggio? Ecco, dunque, io come tu hai già detto, dipingo quasi sempre gli stessi paesaggi, che sono le crepe senesi dove io abito e che raggiungo facilmente anche a piedi nei dintorni di casa mia. E non è che cambio spesso paesaggi, io ripeto anche il solito paesaggio tante volte perché è un paesaggio che mi piace molto per le caratteristiche che sono la plasticità, colline rotonde, poca vegetazione ma collocata quasi a macchia di leopardo, per cui crea proprio una varietà di luci e di colori. Inoltre è una terra che cambia continuamente con le stagioni di colore per via delle erbe che si susseguono nelle stagioni. E quello che mi piace in modo particolare è la luce. La luce che cambia continuamente, non solo da stagione a stagione, ma anche nel corso della giornata, a seconda delle nubi, della luce. E quindi è un paesaggio che mi offre la possibilità di sviluppare al massimo quelle che sono, secondo me, le caratteristiche dell'acquerello. La luce, la trasparenza, le piccole variazioni di tono, le piccole sfumature che in questo paesaggio sono ricchissime. Quali sono, Paolo, gli elementi più importanti di un acquerello? Ecco, secondo me gli elementi più importanti sono, a prescindere dalla carta, di cui magari se ne parla dopo, gli elementi più importanti dell'acquerello per me sono la velocità di esecuzione, che si vede nel fatto che le pennellate, la stesura del colore non ha incertezze, non crea macchie, non crea, come dire, tentennamenti, non so se così si può dire, nella pennellata. Perché l'acquerello
richiede velocità di esecuzione per il semplice fatto che il colore si distende rapidamente e non può più essere governato, controllato. Sì. E un'altra caratteristica che mi piace dell'acquerello è, siccome si sfrutta il bianco come colore e non si usa il bianco di aggiunta, il bianco della carta che si ottiene per trasparenza, a me piace anche lasciare delle zone completamente bianche, perché quelle sono quelle che danno più luce e che creano proprio le lumeggiature nel dipinto. Quindi le caratteristiche fondamentali dell'acquerello sono appunto la trasparenza, la luce, la velocità di esecuzione, la leggerezza, ma anche il bianco della carta che diventa colore e luce. Certo. Le opere esposte, ce n'è qualcuna che preferisci e perché? Ma ce n'è, sì, c'è più di una, però una in particolare mi sembra che possa rappresentare bene quello che secondo me è il risultato, uno dei risultati migliori che si può ottenere dall'acquerello, però si trova in un'altra zona. Questo qui mi interessa perché è uno dei pochi in cui sono riuscito a realizzare questi effetti che sono difficilissimi e che rientrano in quella che io chiamo la caratteristica fondamentale dell'acquerello, che è la casualità. Mm-hmm. Nel senso che tu, quando dai queste pennellate così acquose, non sei sicuro se diventerà una macchia o se invece sarà una bella forma, soddisfacente. E questo è uno di quelli in cui io avevo osato di più, perché effettivamente per ottenere questo effetto di luce e questa sfumatura con un pennello carico di colori e con la carta molto bagnata è difficile. Quindi io, quando l'ho finito, mi è piaciuto e l'ho considerato uno degli esempi, magari ce ne saranno altri, tanti anni faccio acquerelli, ma questo mi colpì lì per l'effetto che non mi aspettavo che venisse, che è un effetto irripetibile. Io lo chiamo casualità, nel senso che quando dipingi acquerello non sai mai alla fine cosa viene fuori, perché è un genere di pittura che non si può controllare mai perfettamente fino in fondo, come invece si può fare con l'olio. Quindi, in un certo senso, è un esempio questo della pittura che viene fuori dal lavoro stesso. Dal lavoro stesso è che ti riserva una sorpresa piacevole. Paolo, qual è l'importanza della carta nell'acquerello? Perché ho l'impressione che sia un ingrediente essenziale che controlli soltanto in parte, perché tu fai solo la scelta, no, della carta, ma ci sono molti tipi di carte influenzano l'acquerello stesso. La carta è importantissima, anche perché c'è una granitura, c'è una superficie che viene trattata a mano e ogni produttore ha il suo stile, ma fondamentalmente si divide in tre categorie: liscia, poi ruvida liscia, ruvida e satinata. Io le uso un po' tutti questi tipi, però a seconda del tipo di carta che usi, anche il dipingere a volte prende delle strade diverse. Cioè, voglio dire che la carta in qualche modo ti può suggerire un certo stile della pennellata, un certo uso del colore. Per esempio, mentre la carta satinata, che è molto liscia, ti permette, se vuoi, di fare anche dei piccoli dettagli o piccoli pennelli, quella ruvida è più adatta per creare degli effetti plastici e di grande sintesi. Per esempio, questa è una carta ruvida italiana della Fabriano, che, come si vede, non presenta dettagli con piccoli pennelli, ma rende bene l'idea delle masse molto sintetizzate. Infatti questo è San Gimignano, ma è una sintesi, non c'è nessun elemento architettonico dettagliato. Prima di tutto perché è un po' lo stile che io preferisco, ma perché questo tipo di carta favorisce questi effetti plastici, direi ruvidi,
sia della vegetazione e delle nubi. In una carta satinata si ottengono, per esempio, ora che si può mostrare, nella carta satinata anche le nubi, per esempio, si distendono in modo più trasparente, più, come posso dire, più liscio, più delicato. Quindi grazie Paolo per questa illuminante così chiacchierata, ma molto interessante, e soprattutto per essere venuto con la tua mostra, che ha avuto un grande successo tra l'altro ieri sera, e ti ringrazio anche a nome di Voices from Oxford per essere stato appunto intervistato da loro, e quindi auguriamo anche al tuo lavoro un grande successo. Grazie. Io ringrazio di questa ospitalità e tutti voi, grazie.